qualche tempo fa, di ritorno dalle tre di Los Angeles, abbiamo fatto scalo ad Atlanta e ne abbiamo approfittato per visitare il World of Coca-Cola, il più grande museo dedicato alla celebre bevanda. Situato a Pemberton Place, all'interno del complesso museale della Georgia, l'esposizione permanente creata da Coca-Cola Company è stata aperta al pubblico nel maggio 2007. Occupa una superficie di 81.000 metri quadrati e ad oggi ha già ospitato più di 5 milioni di visitatori. Dopo aver superato i controlli di sicurezza che assomigliavano molto a quelli aeroportuali, siamo state accolte nella lobby, un grande salone che raccoglie tutti i turisti in procinto di iniziare il tour del museo e al cui interno troviamo statuarie e bottiglie etniche. Ogni 10 minuti una guida accompagna gli ultimi arrivati dalla lobby al loft, una stanza in cui sono state riunite tutte le pubblicità realizzate da Coca-Cola in tutto il mondo. Attenti però a dove mettete i piedi, perché avrete lo sguardo sempre rivolto verso l'alto per ammirare i variegati coloratissimi cimeli. Prima di poter visitare liberamente il resto del museo, ci siamo rilassate per qualche minuto all'interno del Coca-Cola Theater, dove abbiamo guardato il lungometraggio Moments of Happiness. Terminato il film, finalmente abbiamo raggiunto l'hub. Da questo momento in poi i visitatori sono liberi di girare all'interno del museo. Con grande sorpresa ci siamo imbattute inoltre in bottiglie haute couture disegnate dagli stilisti che hanno preso parte alla Milano Fashion Week del 2009. La prima sala che abbiamo visitato è stata la Bottle Work. Qui in maniera molto semplice viene spiegato il processo di produzione delle bottiglie Coca-Cola. Subito dopo abbiamo deciso di entrare all'interno del Vault of the Secret Formula, attirate dalla promessa di scoprire il segreto che si cela dietro Coca-Cola. Qui viene ripercorsa la storia del signor Pemberton, dai suoi albori come farmacista attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie, come per esempio Kinect, il sensore di movimento sviluppato da Microsoft. Il nostro tour del primo piano del museo si è concluso con Milestones of Refreshment, un'inestimabile collezione di cimeli che ripercorrono la storia della società. Nei meandri di quest'area si può trovare di tutto, dalle centinaia di spille dedicate ai giochi olimpici ai tantissimi dispenser che si sono susseguiti nel corso della storia. Uno in particolare è dotato anche di sorpresa. Non mancano poi le auto utilizzate per consegnare Coca-Cola in ogni angolo del mondo e la vastissima raccolta di bottiglie. Per i più piccoli, ma non solo, sono presenti anche dei giochi interattivi. Dopo il lungo tour, la stanchezza ha cominciato a farsi sentire e abbiamo quindi deciso di fare una pausa per immettere un po' di zuccheri nel sangue, che non fanno mai male. Abbiamo quindi raggiunto il secondo piano, dove si trova la sala chiamata Taste It, all'interno della quale ci siamo dissetate degustando tutte le bevande del gruppo Coca-Cola. Purtroppo, o per fortuna, non siamo riuscite a provare tutti i 64 gusti commercializzati in Europa, America Latina, Nord America, Africa e Asia. Ma in compenso, prima di lasciare il museo, abbiamo ricevuto in omaggio una bottiglietta brandizzata World of Coca-Cola. Se per puro caso capitate ad Atlanta, sappiate che il museo dedicato alla Coca-Cola è una tappa obbligatoria.